Una storia d'amore per la vita e per lo sport, una storia dove il coraggio e la caparbietà la fanno da padroni e che adesso è diventato un film. È La Stoccata Vincente, lungometraggio liberamente ispirato al libro che porta lo stesso titolo, che ripercorre la vita di Paolo Pizzo, lo schermidore catanese che quando aveva solo 14 anni ha dovuto affrontare la gara più importante della sua vita, combattere contro un tumore al cervello. Gara che è riuscito a vincere e che ha fatto da apripista alle tante vinte nella sua vita. Medaglia d'oro al campionato mondiale nel 2011 e nel 2017. Medaglia d'argento agli europei nel 2014, nel 2016 e nel 2017. E argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Sono solo alcuni dei titoli conseguiti a livello individuale e a squadre da Paolo Pizzo nella sua carriera. Il film che lo vede protagonista sarà trasmesso domani su Rai 1 alle 21:25. Alessio Vassallo, ricordo che interpreta la mia parte, Flavio Insinna che recita la parte di mio padre, del maestro, e poi tutti gli altri attori, uno staff incredibile capeggiato da... diretto da Nicola Campiotti, figlio d'arte. Quello che mi serve è che è una storia tutta italiana, molto catanese, nel senso in cui è una storia bellissima, pulita per una volta, che non tratteggia la nostra terra come sporca, inquinata dal malaffare, ma racconta una delle tantissime storie che quasi non fanno notizia come quelle impressionanti a cui siamo abituati tutti i giorni. Quindi per ogni catanese, ogni italiano che vuole vedere un ragazzo conquistare il mondo partendo da situazioni molto complicate come quella che ho attraversato durante la malattia, sicuramente è una storia interessante. Un film che non racconta solo la storia di chi la stoccata vincente ce l'ha nel DNA, come il pluricampione di scherma Paolo Pizzo, ma anche quella di Piero, suo padre, che lo ha molto aiutato a combattere gli avversari dentro e fuori dalla pedana. È stato molto duro, però è stato è stato il timone nei momenti più difficili, quindi una persona estremamente equilibrata, che il mio furore agonistico di adolescente, odiavo e amavo la scherma, insomma, grazie a lui si è creata la mia carriera fondamentalmente. Poi nei momenti della malattia è stato lì saldissimo, capitano di una nave in tempesta, tutti dietro a lui, ha trovato le soluzioni migliori, operato a Catania, nonostante chiaramente nelle difficoltà si punta sempre al nord, quindi c'è una persona fondamentale ben rappresentata da Flavio Insinna. A vestire i panni della madre di Paolo Pizzo, la catanese Egle Doria. Film che racconta tra l'altro una Sicilia molto diversa dal solito, fuori dagli schemi, e che ci restituisce delle immagini bellissime della nostra città, di Catania, dal fortino fino ai panorami lunari dell'Etna che diventano palcoscenico di grandi emozioni e grande umanità. Mi auguro che questo film lo vedano tutti, ma soprattutto i giovani, perché è un film che parla di valori, parla della passione, dello sport che ti può aiutare a cambiare la tua vita, della famiglia, dell'amore, della capacità di cadere e rialzarsi e soprattutto di non arrendersi mai.